Comunque, ragazzi, parlando di giovani, è uscita la Cassazione, ha praticamente considerato il termine bimbo minchia da bandire dai social perché è punibile. È considerata diffamazione aggravata addirittura. Ok, cancella il blocco per piacere. Sappiate che. No, vabbè, in radio non per il momento spera, è passato. Cioè, passa. Però se una persona dovesse ricevere un commento con all'interno "oh, sei un bimbo minchia", quella persona potrebbe denunciare chi ha scritto il commento perché è diffamazione aggravata. Perché bimbo minchia significa. Aspetta, dove cazzo è qua? Allora, aspetta, dici praticamente che con un quoziente intellettivo sotto la media. Esatto, sì. Ma questo da dove l'ha derivato la Cassazione? Cioè, questo significa il ragionamento chi c'era un tredicenne in Cassazione? Vedi il bimbo minchia! Ma poi il bimbo minchia non si usa neanche più. Cioè, la Cassazione è arrivata, il termine già non si usa più. Beh, se è Cassazione vuol dire che è al terzo grado. Esatto, e i tempi della giustizia italiana li conosciamo. Sono un po' lunghini, Paolino. Allora, no, io ho visto un'altra sentenza stamattina della Cassazione che è vietato colpire una persona con un gladio. Quindi molto attenti, se ne avete uno alla cintura non colpite nessuno col gladio. Beh, alcuni immigrati potrebbero arrivare con quelle robe. Però quelle macete è già una parola spagnola, quindi ci vorranno altri 10 anni. Quindi aspetta, boomer è la parola che ha sostituito un po' il bimbo minchia, no? Perché boomer, no, boomer è il contrario. È il contrario, no, è vecchio stronzo. Vecchio brontolone. Boomer siamo noi. No, noi non siamo neanche boomer. Boomer sono quelli prima di noi. Noi siamo cringe. Cioè noi siamo oltre. Cosa siamo noi? No, noi siamo più giovani dei boomer. Allora, i boomer sono quelli che hanno approfittato del grande boom economico degli anni Ottanta e se lo sono vissuti nei primi anni di lavoro. Vabbè, allora noi l'abbiamo fatto che eravamo a scuola. Loro l'hanno fatto da 25-30 anni. Cioè, quelli che a 30 anni avevano la Porsche grazie al petrolio degli anni Ottanta sono i boomer. Noi siamo quelli a cui i boomer hanno tolto il diritto di vivere. Ma la cosa bella, sai qual è? Che il 99% delle persone che usano quella parola non sanno il significato. No. Cioè, non sanno cosa vuol dire. Quelli che ti scrivono boomer non sanno cosa vuol dire. No, bravo, dire parla vecchio, fondamentalmente parla la tua vuol dire lingua. Perché usiamo sempre termini inglesi? Perché la nostra lingua è così bella rispetto all'inglese? L'inglese è una merda. Sono 4 parole per dire vetro, cioè glass che sta anche per finestra, occhiali, sta per occhiali, bicchiere. Sta per bicchiere. Cioè, cazzo, l'italiano invece è una lingua così vasta, così colta. Perché dobbiamo usare i termini inglesi? Top, quelli che scrivono top gli infilerei un tappo nel culo. Io scrivo sempre top. Io odio la telecronaca del calcio quando dice la palla è finita in out. In out, sì. Io lo odio. Sì. Madonna. Per chiudere il discorso, allora, il boomer, hai presente chi è il boomer? Allora, hai presente quei sessantenni che si occupano di televisione e radio senza capire mai un cazzo? Oddio. E che hanno completamente precluso la nostra possibilità di fare carriera in questo settore, ce li hai presenti? Aspetta, che forse. No, pensavo non volesse rispondere, invece è andata via la comunicazione. Anche io per un attimo ho pensato, secondo me si sta estraneando dal discorso. Perché sai che ho avuto paura anch'io di quello che stavi dicendo? No, perché ho detto, magari sai, qualcuno fischiano le orecchie e Marco non lo vuole non dire. Non è nessuno che fa parte di questo mondo. No, beh, non persone che conosciamo, diciamo. Certo. Avete presente quei sessantenni di aziende che non sono la nostra? E non sono neanche altre aziende. No, che non lavorano nelle telecomunicazioni, che sono un po' refrattari alle novità. Ecco, sì, quelli sono i boomer. Sì. Ma invece cringe. Aspetta, mi sentite adesso? Bentornato, Marco. Allora, a proposito di teste di cazzo, qualche coglione nella nostra radio mi ha sganciato, cioè proprio ha tirato giù la linea. Io ti troverò. Era un boomer. No, è qualche coglione tecnico che non capisce un cazzo e che praticamente mentre noi siamo in onda mi ha staccato perché sai proprio lo senti quando chiudono la connessione, proprio che riaggancia la linea, bastardo. Ma di merda, Ringo che doveva intervistare qualche mummia. Sì, perché il problema è che noi siamo connessi con una macchina sola e quindi quando chiamo io, se uno deve chiamare un'altra, sgancia. Ma sì, tanto c'è in onda lo zoo. Figlio di puttana, sei un figlio di puttana. A proposito di Ringo, stavo ragionando sul fatto che la faccia di Ringo è per molte persone l'ultima cosa che vedono prima di morire. Ma non è vero. La maggior parte dei musicisti rock come ultima cosa nella vita vedono Ringo. È vero. No, sai, c'è questa cosa che sulla retina rimane spesso quell'immagine che hai guardato tanto. I Ramones. Sai che i Ramones ormai stanno andando uno dietro l'altro. È l'ultima cosa che vedono prima di morire. Quando passi toccano i coglioni i rocker. Perché Ringo, per qualche strano motivo, vive da quanti anni?
anni ormai, saranno 200-300 anni. Però Marco e non, invecchia, non invecchia mai, è una roba sì, pazzesca. Ma Marco, che vita pazzesca. Che vita. Madonna. Un giorno è stato 20 minuti a raccontarci delle cose, noi veramente eravamo sconvolti. C'è da farci ragazzi, una serie. Quando, sì. Quando Ringo era in onda a 105, che faceva il pomeriggio dalle 4 alle 6, noi eravamo praticamente sempre insieme. E lui era proprietario, era uno dei proprietari dell'Hollywood. E tutte le sere io e Wender andavamo da lui, ma era come un bar, no? Cioè. Lui non beve, non si droga, noi uguale. Quindi stavamo lì a chiacchierare. Lui ogni sera, non so come, spariva per 3 minuti, tornava, annuso le dita, una figa diversa. Però tra le cose che ci ha raccontato che sono irraccontabili in onda, ce n'è una sola che ti posso brevemente raccontare. A lui una volta, lui è andato a Londra, sono andato a Londra perché devo fare l'imitazione. Un'intervista, devo fare un'intervista, sono tornato, la portinaia, oh Ringo, ho pulito tutta la casa, tutto a posto. Lui come ha pulito casa? Che cazzo vuol dire? E salito in casa, ha aperto la porta, non c'era dentro più niente. No. La portinaia è arrivata, dei traslocatori, sono stati bravi, ma hanno cambiato anche la lampadina del pianerottolo. Quali traslocatori? Vedete, gli avevano svaligiato casa e la portinaia gli ha aperto la porta. Gli ha aiutati anche a pulito. Pensato che erano traslocatori.